Vai, Erwin ci pianta un po' di manual. Allora ragazzi, ora la questione si fa tosta. Erwin si è spogliato. È arrivato Jack di Raida Come Mangi. Vediamo che succede. E buongiorno a tutti. Qui siamo all'impianto di risalita di Valdora per partecipare all'evento di IMBA Gathering 2022. Ragazzi, Dano ancora non si vede, io nel frattempo ho fatto l'accreditamento. All'arrivo danno un bracciale per identificarsi all'evento, per capire chi è e fa parte dell'evento. E poi abbiamo il pass, un po' di stickers di IMBA, gli stickers della bike area, una lettera illustrativa dove ci sono due QR code, c'è la possibilità di scaricare il programma dell'evento e la cartina, la mappa del bike park di Kronplatz. Altri stickers e un bellissimo sottogola. Quindi non ci resta che aspettare Dano, prendere la cabina via che ci porterà in vetta al Plan de Corones e iniziare tutto l'evento. E finalmente ce l'abbiamo fatta a salire sulla cabina via con Dano. Buongiorno a tutti. Qui è come si mettono le bici, almeno dal punto di vista dell'organizzazione. È veramente una figata. Andiamo su. Il primo appuntamento con IMBA è una conferenza stampa, un incontro dove appunto vedremo le iniziative e tutto quello che IMBA fa. Si entra, prego Dano. Ciao! Questa è la sala, faremo la conferenza e questo è il panorama della sala della conferenza. Che insomma, diciamo che ha il suo perché. Stanno spiegando, sono dei documenti che servono per creare appunto stradelli, manutenzione, eccetera. Altra cosa molto interessante sono i corsi per il trail building che IMBA appunto sponsorizza. Vengono classificati con i colori. Se avete bisogno di ulteriori informazioni su appunto ITRS, che è appunto collegato a IMBA, andate su itrs.com e potete scaricare colori e anche metodi per appunto valutare i vostri trail. Beh ragazzi, la conferenza è praticamente finita, adesso andiamo a pranzo e poi finalmente andiamo a farci qualche discesina. Direi che come giornata non ci è andato affatto male. C'è un sole che spacca le pietre e il cielo è terzissimo. E se vedete laggiù c'è già la neve sopra i picchi più alti. E si parte, finalmente siamo in bici. In cima siamo a 2275. Guardate che spettacolo. La campanona di Plan de Corones. Che figata! Allora, siccome io non ho idea di la pronuncia, ci potresti dire come si chiama? Ersteiger. Dell'uomo. Ah, bellissimo! Bellissimo! E quindi ci andiamo a fare il sentiero dell'uomo. Noi adesso facciamo così che io vado primo, poi 7-8 di voi vi seguono, andate a vostra velocità, quello molto importante, lasciate un po' spazio da uno all'altro. Quindi farlo intero
Quindi 1600 metri di dislivello per circa 6 km, il sentiero dell'uomo. Vai, 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 vai. Ecco che si inizia. Allora, si parte con una serie di sponde, curve. Il fondo è piuttosto liscio, alcuni pezzi così, vedete, c'è un po' di tratti di roccia, ma niente di particolare. Qui si attraversa la strada pedonale e si va giù e là, bello pontino, molto una serie di bumps da pintare, poggiare, i panorami sono bellissimi, una bella sfondona larga, bellissima, un po' di rocce. Rock Garden semplice. Allo 00 partire così a freddi, insomma, ha il suo perché. Piccolo saltino, altro piccolo saltino e ponticello. Olè! E siamo arrivati. Ok, adesso andiamo avanti. Da giù entriamo la prima volta nel bosco, lì il terreno cambia un po', diventerà più terra, anche molto figo, e poi io mi fermo appena che attraversiamo la pista da sci, ok? Erwin, vai piano! Slow down, cartelli. Dopo il fango un po' di pendenzina e giù, olè! Ecco, ora star lì dietro, io mi ammazzerò probabilmente. Infatti se ne vanno belli spediti, io ci provo a star lì dietro, come i ragazzi pestano, dice la prima volta cerca di farla lenta per capire come funziona, sì, poi ti metti dietro, davanti, no, dietro a Erwin e a Raida come mangi, e allora rischi la morte, e allora rischiamola. Erwin, flow o gradini? Gradini? Ovviamente, domani. E quindi gradini e gradini siano. E si inizia, gradini, pontino, e via. Sponde, un po' di scassatino, un mini saltino. Anche qui un po' di flow, misto un po' di gradini. E qui si va dritto, e qui credo che inizia la parte che abbiamo detto un po' più con gradini, ecco, con un po' di rotto, ecco, sì, e radici. Non so se state ballando anche voi, ma io sto ballando abbastanza. Scusate se parlo poco, ma oltre alla fatica c'è anche un po' di adrenalina.
comunque a bomba così, la prima volta, tra l'altro anche a freddo, ve lo consiglio proprio a tutti, ma proprio a tutti. Comunque è intervallato da sponde dove diciamo si può riposare, e scassato salto, salto, più che salto ragazzi drop. Comunque insomma è come fare jump line come prima discesa, e insomma ha il suo perché. Poi si stanno togliendo anche gli occhiali, da tanto è scassato. Vabbè, diciamo abbastanza scassato, stancante. Bellissimo. C'è la variazione che si chiama Franz, che è impegnativa. Io con questa bici non è faccio fatica, però ci devo guardare, perché è bella ripida, con dei gradini, radici, quindi succulenta. Giusto che quella prossima. No, diciamo quello che arriva è un po' più... È peggio di questo. Sì, peggio. La velocità è più bassa. Sì, è più tecnica. È più tecnica. Più tecnica, sì. E si parte su il Franz. Sinistra. E quindi Franz, Franz sia. Sì, Franz. Ok, qui abbiamo tutti... Comunque sia... ragazzi esperti, e se la guida ci dice che insomma bisogna stare all'occhio, bisogna stare all'occhio senza esagerare. Prendiamoci un po' di distanzina e vediamo il Franz come continua. Un po' di ripido con un po' di radici, un ripidino che sarebbe bene sempre prenderci le giuste distanze, radice e radice, radice e radice, e giù. Beh, piccolo passaggio tecnico in curva, passaggio il tecnico e albero, radici, un bel dritto sulle radici, e ancora dritto, woo! Bello, bello, passaggio su radici, e rientriamo, olè! Slow, qui dice di andare slow, slow per le ladrici presumo, e qui bisogna prendere larga, entrare a destra e poi a sinistra. Comunque molto bello come trail, stancante, molto stancante. Qui altro passaggio un po' tecnico su roccia e via. Ci stava dicendo appunto Erwin che il nome del trail viene dato da il proprietario del terreno, che appunto si chiamerà Franz probabilmente. Ci stavamo confrontando appunto sul discorso Ribs, Jadaline e Franz. Sì. Allora, secondo lui Franz è peggio di tutte e tre. Di tutte e tre. Il Ribs secondo me che... è tecnico perché hai tante radici, tanto scassato, è sempre bagnato, però è un dritto. Qui invece applicare la tecnica delle curve su certi tratti di radici secondo me... Sono d'accordissimo. Vedete l'ingresso di Hans e si parte su un po' di ripido. Oh! Olè, subito! Stretto, è stretto, cioè è più stretto delle altre, un po' di radici, qui vediamo la tecnica del ragazzo davanti che non è male per niente, e giù,
a manetta, perché i ragazzi davanti stanno spingendo veramente tanto. Bei passaggi. Effettivamente è un po' più stretto, somiglia ai nostri tracciati questo. Siamo con la nostra guida che ci ha appunto accompagnato su Hans e su Franz. Quello che io cercavo di dire nel video è che comunque sia non sono trail per tutti. No, certo, ovviamente bisogna avere un po' di esperienza, diciamo, confidenza soprattutto. Esatto, io consiglio di farsi almeno accompagnare da una guida esperta. Sì, quello sicuramente è un consiglio buonissimo, che si può prendere la guida per la prima volta, giusto per vedere un po' le linee, anche, esatto, anche per vedere un po' le velocità, perché alcune cose sono più facili se andate con un po' di velocità, po' non di proprio passo da fermi, sì. Comunque quei due sentieri non sono fatti per tutti, però dico, se uno c'è un po' la mano, sa i suoi limiti, lo può anche fare, però con calma e poi anche non vergognarsi di ogni tanto di scendere. Esatto. Sì, perché quel tratto sarà anche domani, però se vi buttate oggi, domani non potete farlo. Esatto. Non so come dirlo. Però è un sacco di divertimento. Andate da Pit per fare il vostro giro in Plan de Corones. Sì, grazie mille. Center. Grazie. Grazie a te. Seguiamo a David. David? Yes, con me. Seguiamo David. I pro. Ok, si va dietro a David, la nostra guida. Ponticello. Ah, un bel flow. Andiamo dietro. Seguiamo le linee, David. Io mi faccio anche i salti che fa lui. Almeno ci provo. Trail. Il classico trail da bike park. Un droppettino. Un bel wall ride, una passerella più che un wall ride. Da adesso ci mettiamo davanti Francesco, toscano come me, e ci facciamo il primo. Qui si piglia una bella velocità. Francesco ci fa un po' di stile. Guarda come sgomita! E ci facciamo il nostro ultimi 150, ha detto, prima di uscire dal trail. E qui effettivamente siamo alla fine e si torna sulla strada principale. Siamo di nuovo in cima a 2275 metri per fare l'ultima discesa per entrare a Valdora. Ora ci facciamo la discesa con Francesco e con Erwin. Vai piano, ti prego, vai. E sti alzi. Vai Franci, vai te. Cioè, ci facciamo la discesa con Erwin va e noi lo guardiamo da lontano. La prima cosa che troviamo è la basculante, questa che la potremmo prendere nei denti. Purtroppo l'ho presa malissimo. Un bel rock garden, un bello scassatone come ci piace. E vabbè, Erwin che ci dà spettacolo. Olè. Il traghetto. Madonna che freddo. Porca troia. Senza guanti di stare caldo. Prendiamo il pezzettino che va dentro al draghetto, che non ha questo gran tecnicismo. Vai, Erwin ci pianta un po' di manual. È un piacere stare dietro a Erwin, vedere la giocosità, la confidenza che ha con la bici, col terreno. E ciao, vai Franci. Vai. Vado io? Date voi veloci. No, veloci una sega. Bene, si entra in Gas Trail e ora ci vedremo un po' di spettacolo di Erwin. Ancora? Io credo che Erwin ci stia facendo il favore di non spingere troppo. E là
E là. Godiamoci una discesa da professionista. Cioè, nel senso, se lui volesse andare da professionista sarebbe già arrivato. Ma nello spettacolo che ci fa vedere, insomma, guarda lì, dagli un'elettrica quando c'è il manico. C'è il manico. E vai. Merda, non mi sento più le mani. Olè. Vabbè, Erwin sta tenendo un ritmo giusto per noi, perché come spinge giusto un secondo va via. Cioè, non so dirvi come e perché, ma va via. Cioè, non è che sto dicendo molto in questo cavolo di vada lì, perché sono molto affascinato da prima di tutto scendere dietro a Erwin. Vada lì che lavori, vada lì che lavori. Vabbè, ma lui così dovremmo fare, in effetti. È una scuola stargli dietro. E Manuel, dove si può? Fa passare nei secret. Vedete come spinge giusto quel lattino, sparisce, poi ci pianta il manual così e siamo tutti felici. Manual giustamente vanno fatti ovunque. E infatti lui, porca troia, e si riapre. Comunque 6 km di discesa sono tanti, eh. Linee assurde. E vi dico comunque che 6 e 4 si fanno sentire, eh. Si fanno sentire, sì. E vai, Manuel in discesa, come, cioè, robe semplici proprio. Olè. Allora ragazzi, ora la questione si fa tosta. Erwin si è spogliato, è arrivato Jack di Raida come mangi e loro due andranno avanti. Francesco gli starà dietro e io proverò a seguirli, vediamo che succede. Ma mi sa che te vieni dietro a me, ma non noi, non si va dietro a loro.
Ho trovato molto bene con la tua, anche io, anche se un po' più rigida. C'ho l'ansia. Lui c'ha l'ansia. Allora, già hanno preso il via. Sostenuto, ritmo, dire poco. E niente ragazzi, mi si è scaricata di nuovo la GoPro, mi spiace perché davanti i due ragazzi vanno come missili. Ci vediamo in fondo. E ragazzi, si conclude la giornata di oggi, almeno per quanto riguarda il riding. Volevo ringraziare tutti, se no ci siamo divertiti un botto. Adesso è iniziata la parte bella. Aperitivo, e, cena e vai grande. Aperitivo, cena, mangiare. Cibo. Terzo tempo. Grande. L'importante è raidare, mangiare. Ovviamente qui non c'è bisogno di presentazioni. Abbiamo Erwin che conoscete tutti. E se per caso non lo conoscete, seguitelo Instagram e YouTube. Anche qui non c'è bisogno di presentazioni. Abbiamo Jack di Raida Come Mangi, che anche qui Mangiare. Principalmente mi hanno detto che c'era. Sì. Allora, anche qui, se per caso uno di voi non lo conoscesse, iscrivetevi al canale. E tutti i ragazzi di Maglia Nera e Bike Service Monza Marittima. E per oggi la redata è finita. Buona lì! Adesso siamo all'aperitivo. Questo è l'aperitivo. E adesso per me e per Dano arriva il momento di andare a letto, a dormire, per prepararci a quello che succederà domani. Niente, io ringrazio veramente tantissimo Erwin e Jack di Raida Come Mangi, questa team, per averci dato la possibilità di partecipare come media alla conferenza di oggi. Quindi direi che per oggi è tutto, anche troppo. Direi che sono due video separati, quindi oggi si conclude il primo video e il secondo video Kronplatz, quindi Plan de Corones, vedremo cosa riusciamo a fare. Ciao ragazzi, alla prossima.